Il settore ha subito per la pandemia un colpo molto duro, ma ha resistito, ha sviluppato il protocollo sanitario più all'avanguardia a livello mondiale dal punto di vista della sicurezza. Il settore crocieristico si è mostrato ancora una volta, come dire, un elemento capofila anche dal punto di vista della sanità, e quindi ci auguriamo che la situazione si normalizzi e che il trend di crescita, che era molto alto a 2019, possa riprendere. Scommettiamo molto sulla Sicilia perché crediamo che possa diventare un punto di riferimento a livello europeo del settore crocieristico.